Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle autobiografie, l'io che scrive è qui, piuttosto che il protagonista dell'azione, il testimone di eventi memorabili, la vita e la morte di Beatrice. L'esile trama narrativa si sviluppa in 42 brevi capitoli ed è scandita da almeno 6 momenti chiave. Il primo incontro a 9 anni, il secondo incontro e il saluto di Beatrice 9 anni dopo, l'episodio della donna schermo, un motivo tipico della tradizione cortese, la negazione del saluto da parte di Beatrice e la successiva nascita della nuova poetica della lode, la morte di Beatrice preceduta da foschi presagi e la visione conclusiva dell'amata. La Vita Nova non è il canzoniere dei trovatori, né tantomeno una semplice raccolta di componimenti poetici. Già nella decisione di selezionare le poesie giovanili e di rielaborarle per raccontare, sempre in chiave simbolica, mai strettamente autobiografica, la storia di un incontro decisivo nella propria esistenza, si coglie la differenza che separa Dante dai suoi colleghi del Dolce Stil Novo. Questi ultimi non sentirono mai l'esigenza di dare una forma ordinata e organica ai loro componimenti poetici. Essi ci sono giunti infatti come antologie allestite da altri, come assemblaggio meccanico di versi. Dante invece non solo compie un'accurata opera di selezione delle sue composizioni giovanili, non tutta la sua produzione lirica confluisce nella Vita Nova, ma le organizza all'interno di uno schema narrativo dando vita a un'opera organica. Questa è anche l'occasione per un bilancio di quanto, in poesia, Dante aveva saputo fare sino ai suoi 30 anni.